Padre, liberaci il tuo volto nella gloria dei cieli. Amen. Ciao. Guardate quanta carenza che c'è nel mondo. Se a un certo punto uno vuole risolvere il problema uccidendosi. Una tragedia. Sì. Signora Patrizia, buona giornata. La giornata? Ah, l'agenda. Sì. Intanto martedì sera ci sono i vespri, i primi vespri dell'inizio della Quaresima, mercoledì delle ceneri. Allora, esaminiamo l'uomo che si perde, la persona che si perde, e esaminiamola con i salmi che ci vengono proposti questa mattina. Allora, lì dove manca la parola di Dio, manca la vita. Non solo manca la vita, manca anche la speranza. E uno non si può alzare al mattino senza sperare, perché la speranza dell'uomo deve sempre. Questo è il maledetto l'uomo che spera nell'uomo, che confida nell'uomo. Confidare significa attendere speranze dall'uomo. Confidarsi, questo significa fidarsi. E abitualmente, allora, siamo chiamati ricordiamo l'anima di Mary Curro. Esaminiamo questo salmo che ci deve richiamare, ci richiama quello che è accaduto a questa povera ragazza di 23 anni, mi pare. Ora vediamo, Io vi ho detto, lì dove manca la parola di Dio, manca la speranza. E la speranza significa annientarsi, giovanissima, ed è stato lì al quadrivio. Comunque si è suicidato questo. Ieri, stavolta. Ieri. 23 anni. Allora, vediamo. Porgi a me l'orecchio, Signore, vieni presto a liberarmi. Allora, attenzione, è qui che ci devi liberare dai pensieri strani, pensieri che distruggono la nostra vita. Rosalba, pace a te. Veramente è tempo di ritornare a Cristo, altrimenti si moltiplicheranno i suicidi, gli omicidi, i suicidi, le strage. Strage terribili che ci sono, giorno per giorno, un bollettino di guerra. Salmo 31.
è una umanità ferita, 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 calpestata. Se noi i giovani poi insomma, sono i presuntuosi che sono avventurieri, mettono da parte Gesù Cristo come se non c'entrasse con la nostra esistenza. In balia a noi stessi, siamo nemici a noi stessi, distruggiamo noi stessi, perché a un certo punto uno decide, ormai sono arrivato a buttare tutto, non mi resta altro che finire così, come se poi entrasse nel vuoto, nel nulla, nella... Che cosa succede? Cosa succede qui? Allora andiamo... 31. Allora, le antifone Clelia. Possiamo? Sì. Porgi a me il tuo orecchio, Signore. Vieni presto a liberarmi. In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia. Tendi a me il tuo orecchio. Vieni presto a liberarmi. È mancato proprio questo. Di aiuto. Sì. Allora, se avessi saputo che il Signore è sempre pronto a liberarci, che non è un sordo e che sente il nostro grido, se sente il respiro, il nostro respiro, e se ha contato i passi del nostro vagare, e se lui ha contato i capelli del nostro capo, significa che siamo preziosi ai suoi occhi. Non sapere questo significa abbandonarsi ai propri pensieri. Tendi a me l'orecchio, vieni presto a liberarmi, insieme. Sì, se me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva, perché mia nube e mia fortezza tu sei, per il tuo nome guidami e conducimi. Quindi ignorare la parola di Dio significa ignorare come gestire la propria esistenza. Perché si è rifugiato nel proprio io, nei pensieri del suo cuore, e ha distrutto se stesso. Queste cose sono un insegnamento per noi, via, verità e vita. Meri curro. Meri curro. Anni? 23. 23, forse. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Tu hai noi che serve il mio rifasto, io invece confido nel Signore e esulterò e gioirò per la tua perché hai guardato la mia miseria, hai conosciuto la voce della mia vita, non mi hai consegnato nelle mani del nemico, hai posto i miei piedi in un luogo spazioso. Quindi guardate, nel momento in cui io ho invocato te, gioirò e esulterò per la tua grazia, perché hai guardato alla mia miseria. Siamo miserabili. E quando uno riconosce la sua miserabilità, si affida al Signore. Allora dobbiamo dire miserabili. Siamo miserabili. Finire così, la propria giovinezza. Ma ragazzini anche 12, 13 anni, 14 anni, si arriva anche a questo. A 15 anni noi abbiamo dei santi. Eh?
si porta. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Porgi a me il tuo orecchio, Signore. Vieni presto a liberarmi. Fa splendere il tuo volto di tuo servo. Hai conosciuto le angosce della mia vita, non mi hai consegnato nelle mani del nemico, il nostro nemico, il demonio, che gira attorno a noi cercando come divorare la nostra speranza, la nostra fede, la nostra serenità, la nostra pace. Hai posto i miei piedi in un luogo spazioso. Qual è questo luogo spazioso? Della grazia, della serenità, della pace. Mi hai condotto in un posto sicuro. Posto sicuro. Paradiso. Modo a preparare un posto in paradiso, perché dove sono io siate anche voi. Ha perduto tutto. Per tutto tu. Allora, secondo detto gloria al Padre. Sì, la seconda antifona. Gloria, gloria al Padre. La seconda forza. Seconda antifona. Fa splendere il tuo volto sul tuo servo, Signore. Questo per è il paradiso. Fai splendere il tuo volto su di noi, il paradiso. Carissima Angela, è la nostra. Danieluccia, fai spendere il tuo volto sul tuo servo, Signore. Forza. Abbi pietà di me, Signore. Sono nell'affanno. Per il pianto si consumano i miei occhi, la mia gola e le mie viscere. Allora, questa è la condizione umana. C'è poco da fare. Perché il nostro corpo, purtroppo, che è in equilibrio, instabile. Ci sono momenti in cui si è sereni, momenti un po' turbati, ma in tutto questo c'è sempre il Signore. Venite a me voi tutti che siete affaticati, stanchi, oppressi, depressi, e io vi darò ristoro. Infatti, se si riconosce che il Signore è sempre con noi, anche nei momenti un po' tristi, un po' travagliati, allora abbiamo un punto d'appoggio, il Signore, la preghiera, la Madonna, la speranza di un futuro. Allora, ecco, versetto 11 insieme. Si logora nel dolore la mia vita, i miei anni passano nel gemito, inaridisce per la pena il mio vigore e si consumano le mie ossa. Vedete la descrizione in questo senso? Perché, allora, se ci viene rivelato la nostra debolezza, la nostra fragilità, ci viene dato anche la soluzione del problema. Ci viene dato. Perché la scrittura è un po' come quando e la diagnosi non ci fa vedere quali sono le nostre debolezze, le nostre fragilità, però ci dice il modo come impreziosire quelle cose che accadono, perché ciò che accade non sono sventure, sono dei turbamenti, però con un risvolto positivo. È una risorsa da non cadere, far cadere nulla, no? Come la spazzatura e il riciclaggio che dà valore alla spazzatura. Cioè dire, non si butta la spazzatura così, eccetera, ma viene recuperato, no? Sì. Così, guardate, la nostra sofferenza ha un valore grandissimo. E ve lo ripeto, per quale motivo un valore grandissimo? Non perché abbiamo fatto i ragionamenti, perché per noi è impossibile pensare, naturalmente parlando, che la sofferenza abbia un valore. La ragione è ripugna a vedere che la sofferenza abbia un valore. Chi ce lo fa capire è la parola di Dio, che ci rivela, basta guardare il crocifisso, e lì, e
guardando il crocifisso, anche lì dovrebbe pensare, ma perché doveva riscattarsi col suo sangue? Non c'è un amore più grande di colui il quale dà la vita per i suoi amici. Quindi comprendo che sono preziosi i suoi occhi. Se lui ha sacrificato se stesso per me, allora nel capitolo secondo, che noi ogni tanto prendiamo prestito, prendiamo anche illuminazione e anche comprendiamo il valore della sofferenza, noi sappiamo che Dio, volendo salvare tutti gli uomini, scusatemi, se Dio Padre ci ha tanto voluto bene da mandare suo figlio unigenito, non per condannare ma per salvare, e volendo salvare tutti, nessuno escluso, ha reso perfetto il suo figlio Gesù attraverso la sofferenza. La sofferenza. Non sono i nostri ragionamenti che valorizzano la sofferenza. Noi incominciamo a comprendere gli effetti della sofferenza connessa, cioè connessa significa, cioè, guardando Gesù crocifisso. Il domicilio, il vero domicilio della nostra sofferenza non sta in noi stessi, ma sta nel domicilio che dobbiamo acquistare ai piedi della croce. Domicilio per valorizzare la nostra sofferenza è la croce. In questa connessione, per questo mi pare che sia il primo capitolo ai Colossesi, si parla proprio di questo, quando dice che le nostre sofferenze, noi completiamo in noi quello che manca alla passione di Cristo a favore della Chiesa, che è il suo corpo. Puoi prendere il foglietto di ieri sull'altare. È molto importante. Bravissima. Padre, se siete andata a messa ieri, certo. Padre, che nel tuo figlio crocifisso annulli ogni separazione e distanza. Nel tuo figlio crocifisso aiutaci a scorgere nel volto di chi soffre l'immagine stessa di Cristo. No? Significa in chi soffre, chi soffre. Ecco perché viene detto, noi con la nostra sofferenza partecipiamo alla sofferenza di Cristo a favore della Chiesa, che è il suo corpo, per testimoniare ai fratelli la tua misericordia. Lo vuoi dire con le tue parole, Giovanna? Più forte. Quando tu soffri, cosa devi pensare? Vengo subito a Cristo in croce, perché sto partecipando alle sofferenze in un modo diverso, in un contesto diverso. E gliele offro affinché lui ne abbia gloria. Come? E gliele offro affinché lui ne abbia gloria. Sì, perché si converta. La Madonna dice questo pure. Dite, pregate e fate sacrifici per salvare le anime dei peccatori. Una partecipazione. Sì. Io ricordo piccolino, mi diceva così mia sorella, che praticava le suore missionarie di Gesù Bambino. Quando non so, cadevo, mi sbucciavo le ginocchia così, offrilo a Gesù, perché puoi salvare. Esatto, perché servono a Gesù. Servono. Perché servono. Sì.
questa sofferenza unita a Cristo salva un'anima. Anche un sospiro, diceva Santa Teresa, anche un sospiro può salvare un'anima. Ma abbiamo a casa gente che non ci vuole capire, fa i sordi, i muti, sordi e muti. Per cui veramente è un valore. Il riciclaggio sta qui in questo. Per questo la mamma, il papà, esperti di questa saggezza, sapienza cristiana, offre tutte le boccate amare che vede in famiglia, che vede nel parentato, che vede anche nel condominio, nella storia, nelle notizie dei giornali, vede veramente l'umanità ferita, disperata, smaniosa. Maestro di Dio per ogni famiglia. Sì. Ma in realtà c'è. Per questo tu sei ogni giorno vieni qui. Per questo noi veniamo qui ad apprendere e a valorizzare tutto, a riciclare. Quando noi preghiamo per i sofferenti, per gli ammalati, non solamente per la guarigione, ma perché queste sofferenze siano offerte al Signore. Per questo Lourdes è la città dove la sofferenza si vede, ma proprio, e quando la gente va lì anche per essere guarita, sono guariti diversamente e cominciano a comprendere che il valore della sofferenza è un aiuto a Gesù crocifisso sulla croce, che ha versato il sangue per riscattare gli uomini. Noi siamo stati comprati a duro prezzo, non con l'oro e l'argento, direbbe Pietro, ma con il sangue suo prezioso. Comprendiamo perché quando ci confessiamo noi riceviamo questo sangue che ci purifica e ci rende degni di Gesù, per aiutarlo a salvare le anime, le persone. Vedete, allora ieri non avete sentito quel lebbroso che trasgredì la legge di Mosè, l'ha trasgredito, perché il lebbroso doveva gridare sono lebbroso, lebbroso, e scappare. Gesù che cammina, questo lebbroso coraggioso trasgredisce la legge e va da Gesù, e Gesù, anche lui un trasgressore, e lo guarisce. Perché il Signore non allontana, ma unisce le nostre carenze, le vuote, e li riempie di amore, di affetto. Se vuoi, tu puoi guarirmi. E dobbiamo pregare sempre così, perché il Signore, se vuole il Signore, può guarirci dalle disperazioni, dalla tristezza, dall'angustia. Molte volte ci vuole ai piedi della croce come la Madonna, per offrire insieme con lui, mediatrice delle grandi mediazioni e corredentrice del genere umano come la Madonna. Noi dobbiamo cooperare insieme con Cristo alla salvezza delle anime. Nel capitolo terzo di Ezechiele si dice questo, questa volta lo dobbiamo leggere. Perché noi siamo responsabili delle persone che si perdono, se non li richiamiamo te ne vai all'inferno se fai una cosa di questo genere. Se continui a vivere così tu ti dispererai, glielo dobbiamo dire, carissima Carmelina ed Elisa, benvenuti, siete stati bagnati dalla grazia di Dio. Dico la frase che vuoi, vuoi. Sì. Io secondo me si può spiegare se vuoi, vuoi, altrimenti sia fatta la tua volontà. Perfetto. Attraverso la tua volontà c'è la forza. Che è la preghiera del Getsemani poi. Sì. Se non si ottiene, esatto. È la preghiera di Gesù
imparate da me, la preghiera di Gesù, imparate da me, non si faccia la mia, ma la tua volontà si compia. Padre Giacomo, ieri c'è stata la messa in ospedale col vescovo e hanno partecipato tanti ragazzi disabili, ma disabili giusti, cioè ritardati. Io li guardavo e pensavo, vero, loro non stanno vivendo nel nostro stesso modo, vivono in un mondo parallelo, però la vita finisce per me e finisce per loro. E magari loro, quando moriranno, avranno un'autostrada per il paradiso, perché non sono stati messi nelle stesse condizioni, perché noi passiamo per quelli sani, ma in realtà siamo soggetti a più pericoli paradossalmente, perché ci ragioniamo di perché sopra. Facciamo quello che vogliamo. Sì. Loro sono un po'... vivono. Il Zecchiere che capitolo è? Vogliono sapere. Capitolo 3, versetto 17. Versetto 17. Capitolo 3, versetto 17. Sto come sentinella per la casa. Allora, Giussi l'hai trovato? 17. E allora, beh, ascoltate. Sono andato al funerale, è finito il funerale, è andato la madre, dice compa, se ne vanno i medici. Com'è? Dice, se ne vanno i medici. Uno che è morto nel nostro condominio, alla mia stessa età. E tu come fai a dire che è meglio di me? O io meglio di lui? Vabbè, questo sono preso in voce. Vabbè, comunque, no? Lasciamo. Allora, forza, Giussi! Ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. O carissimo uomo, tu che sei uomo, io ti ho posto come sentinella nella mia casa. Qual è la casa di Dio? Per questo mondo nostro. Siamo ognuno per l'altro una sentinella di affetto. Dobbiamo un pochino ammonirci o richiamarci. Forse via. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Capite? Tu devi avvertire in nome mio il tuo fratello che ha sbagliato. Lo devi avvertire. Pasqualino, forza un po'. Se io dico al malvagio tu morirai e tu non lo avverti. Attenzione, e non... Fabio! Quanto avvertirai al malvagio? Che cosa? Tu morirai e tu non lo avverti. Se tu non lo avverti e non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta perversa. Perché non desista dalla sua condotta perversa, lo deve avvisare, lo deve avvisare. Non siamo superficiali, ce lo dice il Signore. Invece risentiamo e facciamo di testa nostra. Non dobbiamo essere come Caino. Dov'è tuo fratello? Sono forse io il custode del fratello, e questo vuole dire noi siamo i custodi. Quando il nostro fratello sbaglia dobbiamo avvertirlo. I nostri figli, testoni irremovibili, caparbi, lontani da Dio, disubbidienti ai genitori. I genitori sono stati messi accanto a noi per custodirci, per guidarci. Ancora non ha terminato. Scusa. Capite? Forza via. Egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Conto a te? Domanderò conto a te, perché tu non l'hai avvertito, non l'hai avvisato.
forza, via. Ma se tu avverti il malvagio, ed egli non si converte dalla sua malvagità e dalla sua perversa condotta, però tu l'hai avvertito, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sei salvato. Abbiamo questa corresponsabilità. Non dobbiamo dire, me ne frego. Ci penso io non penso alla mia famiglia e basta. Abbiamo questo compito. Possiamo dire, uno che ti parla così, possiamo dire come se dicesse, io ho mi sono sposato, la mia famiglia, il mio giardino, i miei figli e basta. Dobbiamo dire liberaci da questi morti che si schiudono nelle loro sicurezze e diventano indifferenti alle lacrime della gente che chiede aiuto. E la tua preghiera deve essere spalancata. Perché abbiamo messo questi 5 continenti? Perché la nostra preghiera non può essere solamente per le nostre famiglie, i nostri figli, ma i figli dei figli dei figli di tutte le famiglie. Il ricco è pulone. Sì. Muore egoista e resta egoista perché alla fine dice: mandatemi sulla terra ad avvisare la mia famiglia. Sì, come esatto. La tua famiglia? Bravo. Devi avvisare il mondo intero. Sì. E lo dice perché dice, se non ascoltano i sacerdoti, nemmeno se un morto risorga crederanno. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle. Parole, oh benedizione. Non c'è la bontà.
Versetto 12. Sono il rifiuto dei nemici e persino dei miei vicini, il terrore dei miei conoscenti. Chi mi vede per strada mi sfugge. Sono come un, morto lontano dal cuore, sono come un goccio da gettare. Ascolto la calunnia dei morti, terrore all'intorno, quando insieme contro di me congiurano, tramano per togliermi la vita. Ma io confido in te, Signore. Dico, tu sei il mio Dio. I miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto. Salvami per la tua misericordia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fa splendere il tuo volto sul tuo servo, Signore. Benedetto il Signore, il suo amore per me ha fatto meraviglie. Signore, versetto 20. Leggiamo tanti saluti da Francesco da Rovigo, figlio di Mariuccia. Mariano. Sì, piccolino, sì. Sì, piccolino Francesco. Grazie Francesco, cresci bene. Cresci bene. Obbediente. Quanto è grande la tua bontà, Signore. La riservi per coloro che ti temono. La dispensi davanti ai figli dell'uomo, a chi in te si rifugia. Tu li nascondi al riparo del tuo volto, lontano dagli strilli degli uomini. Ti senti al sicuro nella tua tenda, lontano dai nemici e delle lingue. Benedetto il Signore, che per me ha fatto meraviglie di grazia in una città fortificata. Io dicevo nel mio sgomento, sono escluso dalla tua presenza. Tu invece hai ascoltato la voce della mia preghiera quando a te gridavo aiuto. Che bello, guardate che bello. Noi pensiamo che il Signore ci abbia abbandonato, invece è sempre con noi. Guardate, è il versetto che ci dice come vanno le cose. Noi non stiamo commentando nulla, stiamo sottolineando le parole che devono essere per noi le parole che ci danno stabilità, non i nostri pensieri che ci deludono, i ragionamenti nostri allontanano dal Signore, ci allontanano. Dobbiamo sospettare i nostri pensieri, dobbiamo dire, ma questi sono i pensieri di Dio o sono i miei pensieri? Santa pazienza. Allora, guardate, riprendiamo questo dito. Dice, io dicevo con mio sgomento, sono escluso dalla presenza di Dio. Tu invece hai ascoltato la mia preghiera quando a te gridavo aiuto. Tu invece, tu pensavi, noi pensiamo, tu invece, tutto il contrario. Ma insomma, che siamo noi? Vedete come la parola di Dio ci fa vedere come siamo gente di dura cervice? Che malgrado la chiarezza delle sue espressioni, noi camminiamo per la nostra strada. Aveva voglia di quel povero Isaia gridare,
Le mie vie, dice il Signore, non sono le vostre vie, e i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Mamma mia. Non dobbiamo chiedere perdono al Signore? Lo voglio ripetere. Io dicevo con sgomento, sono escluso dalla sua presenza, dalla tua presenza. Tu invece hai ascoltato la voce della mia preghiera quando a te gridavo aiuto. Invece tu mi pensavi, dice il Signore, sordo, un sordo. Ma veramente facciamo schifo a noi stessi. Siamo miserabili. Amate il Signore, ecco che bello, amate il Signore. Amiamo il Signore, che se ci mancasse lui, dove andremo? Amate il Signore voi tutti i suoi fedeli, il Signore protegge chi ha fiducia in Lui, ripaga in abbondanza chi opera con superbi, le ripaga i superbi, le pensieri del loro cuore, li detronizza. Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore, gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, gioiamo e siamo lieti. Chi è Dio? Questo è. Non quello che pensiamo noi e che vediamo, per questo è un mondo perverso. Un mondo lontano da Dio, che si è fatto le sue sicurezze, si è fatto i suoi progetti, progetti che sono fallimentari, tutti fallimentari. E noi lo vediamo. Arriva tutto al suo compimento, tutto arriva al compimento, i progetti umani al compimento di fallimentare. Progetti di Dio invece è una grande gioia e serenità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto il Signore, il suo amore per me ha fatto meraviglie. Avviami nella tua verità e istruiscimi. Mio Dio, sei tu la mia salvezza. Intanto, preghiamo ancora per Floriana, che non abbiamo nessuna notizia riguardo l'ultima attacchi. È morto una lettura. Sì. Qual è? Proverbi 3:1, Proverbi. 1:3, Proverbi. 3:1. Sandra Vitale ci saluta. Grazie, grazie Sandra. Come stai, Sandra? Si è collegata adesso. Di Hamburgo, sì. 40 persone ci sono. Ah, sì. più che in presenza. Aspetta un pochino. Benissimo scritto. Sta benissimo. Sta benissimo. Bene, brava, brava. Come vedi, il bene è meglio. Guardate come si acquista la sapienza. Maria Luisa, sai come si acquista la sapienza? Silenzio però. Vi voglio un mondo di bene, scrivo. Grazie, grazie, grazie. Aspetta, siccome Sandra Vitale ci ha detto vi voglio un mondo di bene, alzati. La cristoterapia mi ha salvata. Bellissimo, alzati.
Allora, la cristoterapia e la Cristo l'ha salvata, è veramente così, voi non sapete le vicende che noi da due anni, che seguiamo, veramente, non poteva dormire, per pillola a destra e a sinistra, da quando, e l'ha detto lei parecchie volte, è stato bellissimo, questa è una delle cose più concrete, Dio c'è e Lui interviene, concreti. Noi così annunziamo le meraviglie del Signore che non ci lascia soli, amareggiati, delusi. Tutti possono essere dire, ma Lui no, è attento. Per questo ci vuole un mondo di bene. E noi, l'altro mondo pure. E noi ti salutiamo, ci sono i nuovi. Forza, ecco. Salvatore, svegliati. Saluta. Sì. Salutiamo tutti. Anda, saluta. Clelia. Saluta Pasqualino. E il mio grande Antonio qui è. Ecco. Antonio San Boccioli. Alfonso, è venuto Alfonso. Aspetta. Alfonso, saluta. Bene. Però, carissima Sandra. Altri se ne sono andati già e sono a lavorare, ma ti vogliono bene, ti vogliamo bene, siamo tutti là, in Germania. Andiamo. Se leggete le prime testimonianze di sta ragazza, sì. Sono abbastanza. Si arriva pure al suicidio, l'ha detto lei. Capite? Se questa ragazza del quadrivio avesse ascoltato queste parole di Dio, avrebbe gioito, goduto di tutto. Capite? Dove si è lontano da Dio c'è la morte. C'è la morte. E Dio è Dio della vita, non è della morte. Non provocate la morte con gli errori della vostra vita. Gli errori della vita vanno a portare il suicidio. Non c'è altro. Dio della vita che ci custodisce, che ci ama, che ha dato la vita per noi, noi la rimbuttiamo, la rifiutiamo. Capite? È la cosa più orribile che esista. Poi ci sono tutte le attenuanti generiche. Che cosa volete? Possiamo fare, cercare tutte le cose attenuanti, ma la cosa disastrosa è quella, è disastrosa, terribile. E i ragazzi non devono arrivare a questo, Quando vediamo che i ragazzi rifiutano di andare in chiesa, di confessarsi, significa che c'è morte dentro, dobbiamo tirarli fuori dalla tomba. Dalla misericordia, con la misericordia, con il perdono, col compatimento. Basta la confessione e si rimette tutto nella serenità. La misericordia di Dio salverà il mondo. La misericordia di Dio. Che pena. Queste sono le sofferenze di Cristo. Accanto a Gesù crocifisso, un suicida. Accanto a Cristo crocifisso, un suicida. Vogliamo seguire, i ragazzi devono seguire queste cose. Andiamo. Allora, come si acquista la sapienza, Maria Luisa? Ascoltando la parola di Dio. Basta. Perché poi la sapienza, sappiamo che la sapienza si è fatta carne, perché la parola si è fatta carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Questa mattina hai trovato dinanzi alla tua porta la sapienza? Si è alzata presto. Andiamo.
figlio mio. Non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei precetti, perché lunghi giorni e anni di vita e tanta pace ti apporterà. Capite? Anni di vita, anni di vita, anni, non 23 anni, 24 e finisce. E noi abbiamo santi a 15 anni, Carla Cudis, perché la vita ha una sua parabola. E uno che vive di Gesù Cristo 24 anni, Santa Teresa il Bambino Gesù. Giacinta Francesco. Giacinta, sì. Quando? È uno sente Francesco senza il piacere. Bontà e fedeltà non si abbandonino, legale attorno al tuo collo, scrivile. Aspetta, bontà, bontà, cos'è la bontà? La bontà. Bontà. C'è una dottoressa che si chiama Angela Bontà. Bontà. Fa pubblicità. Bontà viene da buono, da cose bene, cose buone. La bontà è fedeltà, non ti abbandoni, no. È un'esortazione. Legale attorno al tuo collo. Scrivile sulla tavola del tuo cuore. Che bello, tavola del tuo cuore. Ma che cosa sono queste parole meravigliose del Proverbi? Poi otterrai favore e buon successo agli occhi di Dio e degli uomini. Attenzione, cosa troviamo nel primo Salmo quando si parla di colui il quale legge e medita giorno e notte della parola di Dio? Riusciranno tutte le sue opere. Se tu leggi e medita la parola di Dio giorno e notte, riusciranno tutte le tue opere. Riusciranno come madre ad educare i figlioli, ad amare il tuo sposo con tenerezza, ad essere aperto con tutti, gentile, magnanima, cordiale, bontà e fedeltà. Bontà e fedeltà. Bellissimo. Queste cose dobbiamo dirle ai nostri figli, però meditiamole, riflettiamo e quando le abbiamo vissute poi comunichiamo, li generiamo nel cuore degli uomini, dei nostri figli. Confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non affidarti alla tua intelligenza. Bellissimo. Riconoscilo in tutti i tuoi passi ed egli appianerà i tuoi sentieri. Cosa vuol dire tutto questo? È quello che manca. A poco fa nel Salmo abbiamo detto io confido in te. Questa confidenza manca. Questa confidenza con questo rapporto con il Signore. Allora, se io riconosco che lui è cose, Dio e quindi mi è... Come? Io riconosco che lui è il mio Dio, è quello che mi affianca la strada. È quello che mi fa stare quindi bene. Non ti devi fidare di te stesso, qui c'è messo, c'è scritto non affidarti alla solo con lui dei tuoi pensieri, perché i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri, esatto. E le vie di Dio non sono esatto questo è importante. Diffida dei tuoi pensieri, affidati alla sua parola, diffida dei tuoi pensieri. I nostri figli cosa fanno? Tutto al contrario. E anche i tempi di Dio non sono i nostri tempi, perché noi spesso vogliamo tutto subito. Sì. Quindi anche questo bisogna dare spazio a chi annunciamo la parola di Dio. Aiutiamoli con la preghiera e incoraggiamoli. Non crederti saggio ai tuoi occhi, temi il Signore e sta lontano dal male. Sarà tutta salute per il tuo corpo e refrigerio per le tue ossa. Guardate allora, corpo e anima, l'equilibrio. Quando tu, guardate che bello questo qui, non crederti saggio ai tuoi occhi, significa il presuntuoso.
o il narciso. Cosa ha fatto il narciso, Elvira? Si guarda continuamente e si compiace di se stesso. Anticamente narciso, anticamente andasceva nei ruscelli dove l'acqua rimaneva quieta e guardava se stesso. Ma non è che c'erano nello specchio allora? Ma questa è l'epoca dei narcisisti con i social, tutti a farsi le foto così davanti. Bravo, allo specchio. Bellissimo. Tutti questi che si prendono, come dire, si presentano, come si chiama? La loro immagine, il profilo, sono tutti narcisisti, sì. narcisisti. Capite? Narcisista. E il narcisista era talmente innamorato di se stesso, sapete cosa ha fatto? Volendo abbracciare la sua immagine, fu inghiottito dalle acque, morì, è morto. Così finiscono i narcisisti, i profili. Terribile, terribile. Preghiamo per i peccatori, preghiamo per i narcisisti. Si dice che è vittima dell'amore per se stesso. Vittima di se stessi. Guardate Gesù. Che poi non è amore per se stesso, è finzione. Sì. Perché se ami veramente te stesso. È narcisista. E questo è il peccato, moderno che viene chiamato autoreferenzialità. Secondo me io già. La stessa cosa, lo ha detto Pirandello, che i narcisisti sono quei famosi, quella famosa famiglia che diceva andavano alla ricerca, di qualcuno che potesse portare, potesse riflettere sulla. Ecco, personaggi in cerca d'autore. Cioè dire delle persone che vanno cercando qualcuno che facciano mostra di noi stessi agli altri. Narcisisti, insomma. Lo fanno da soli. Già. I profili, la stessa cosa, adesso c'è il profilo. Sono i personaggi in cerca d'autore. Allora, si presentano con i profili perché tutti possono dire che bravo, manine così, cuoricini. E così mangiamo. Forse andiamo. Onora il Signore con i tuoi averi e con le primizie di tutti i tuoi raccolti. I tuoi granai si riempiranno oltre misura e i tuoi vini traboccheranno di mosto. Cosa vuol dire questo? L'abbondanza. No, non solamente abbondanza. Riconoscere che tutto viene da Lui. Quando uno lo riconosce, il Signore ti dà la sovrabbondanza. Cioè dire, non sono opera tua, è Dio. Tu coltivi, ma il frutto te lo dà Lui. Ricordate la Madonna, non so dove dire, mi pare che è stato in Belgio. Alla Salette. Piangeva la Madonna, perché questi abitanti non andavano a messa la domenica. Piangeva e diceva: voi avete i terreni aridi, seminate patate e non ci sono frutti, perché sono tutte le patate tutte come dire marce. Dite agli abitanti che se vanno a messa la domenica anche le rocce fruttificheranno le patate. Vogliamo che il nostro marito abbia un lavoro? Non chiediamo il lavoro, chiediamo la bontà, l'osservanza dei comandamenti,
la Santa Messa la domenica e avrai anche il lavoro. Invece è tutto al contrario. Chiedete il regno di Dio e la sua giustizia, poi tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Figlio mio, non disprezzare l'istruzione del Signore e non avere a noia la sua correzione, perché il Signore corregge chi ama, come il padre il figlio prediletto. Come ci corregge? Come un padre. Saluto, pace a te. Sì. Salutate, ha salutato Giovanna. Giovanna. E ci dobbiamo girare. Non basta il sorriso. Io devo ringraziare pubblicamente Giovanna. Sì. Devo ringraziare pubblicamente Giovanna perché mi ha esteso un invito ad andare a un appuntamento per una catechesi. E io ho accettato e siamo andati, io e mio marito. Siamo usciti, noi edificati, volavamo. E quando siamo usciti da quella chiesa abbiamo detto, ma noi non ci abbiamo capito niente fino ad ora. Bellissimo, bellissimo. È stato bravissimo, io non ti ho vista, forse eri messa davanti. Ah, allora ti devo raccontare io. Vabbè. Bravissimo. E poi ho incontrato Pasqualino pure. Scusate. Chi? Chi? A Sant'Alfonso c'è frate Luca. C'è un frate che viene da fuori, abbiamo fatto diversi commenti. Allora, vogliamo mostrare il paradiso? Allora, vogliamo mostrare il paradiso? Non fermiamoci a casa, fare il guardiano di casa. Si ci guadagna sempre ad ascoltare la sua parola. Sì. Andiamo. Beato l'uomo che ha trovato la sapienza, l'uomo che ottiene il discernimento, è una rendita che vale più dell'argento, è un provento superiore a quello dell'oro. Quindi uno dei doni più belli della sapienza è discernimento. Cos'è il discernimento? Ciò che è buono. Capire. Comprendere quello che è giusto fare. È quello di mettere da parte le altre cose. La sapienza è più preziosa di ogni perla e quanto puoi desiderare non le guaglia. Lunghi giorni sono nella tua destra e nella sua sinistra ricchezza e onore. Le sue vie sono vie deliziose e tutti i suoi sentieri conducono al benessere. È un albero di vita per chi l'afferra e a chi a essa si stringe è beato. Il Signore ha fondato la terra con sapienza, ha consolidato i cieli con intelligenza. Con la sua scienza si aprirono gli abissi e le nubi stillarono rugiada. Abbiamo fatto così? Sì, fino al 20. Allora, attenzione. Se voi ricordate, in paradiso c'era quell'albero famoso del bene e del male. Sì. Allora, quell'albero del bene e del male era l'albero da cui il Signore ti dice che puoi prendere dalla parola di Dio la sapienza del discernimento. E lo dice qui. Ecco perché la parola spiega, la Bibbia spiega la Bibbia. Ciò che non è stato spiegato in un libro viene chiarito in un altro libro. Sono 73 libri che si intrecciano come un tessuto meraviglioso. Dove per questo avere dimestichezza con la parola di Dio è avere capacità di discernimento, come l'hanno avuto i santi, specialmente Teresa e il bambino Gesù, dove veramente uno che pratica
la parola della, la storia di un'anima e, no, e novissima verba, cioè le ultime parole che Teresa nell'ultimo anno diceva così, che era malata, e le suore quando andavano a visitarla ogni tanto alle domande che facevano lei rispondeva ed erano tutte e le scrivevano. C'è un bellissimo libro novissima verba, oppure le ultime parole di Teresa, una saggezza incredibile. E come considerava questo Dio Padre buono e come guardava la Madonna in modo eccezionale, straordinaria, semplice, così familiare. Qualche volta, proprio stamattina, leggevo una cosa tra Dio Padre che ha stabilito il suo progetto e la Madonna che ha anche i suoi progetti rispettando la volontà di Dio, con un intreccio bellissimo dove non c'è contraddizione, ma c'è invece una pace profonda, un equilibrio tra la Madonna che interviene per noi e il Signore che ha già progettato il suo cammino. C'è qualcosa di bello. La Madonna addolcisce, il Signore invece dà i progetti ben precisi, ma c'è un connubio, come lo esprime lei, è qualcosa di straordinario, perché tu comprendi che l'uno è per l'altro, l'altro è per l'uno, cioè a favore in fondo della nostra debolezza e fragilità. Responsore. Non rifiutare l'istruzione del Signore, non abbatterti quando ti castiga. Il Signore corregge il figlio caro, come un padre e figlio prediletto. Dio vi tratta come figli, e quale figlio non è corretto dal padre? Il Signore corregge il figlio caro, come un padre e figlio prediletto. Grazie.
ci sono le date? È io. Sai che cosa? Giorno di che ricreazione lo saluto, mi dia la benedizione che me ne faccio. Però solo questo lo devo dire. Io me ne sono assorta fino alle mediche ora. Sì, penso di sì. E tutto che si può fare, ci avremo. Non chiudiamo su se stesso, io prima che convidano su di me. Non che non convidano su di lui, però se non ce l'ha la parola, la scelta. Sì, sì, sì. Sono della Sapienza, non la trovo mai davanti alla posto, non la trovo mai, non la trovo mai, Sapienza mai, c'è se tu vieni c'è la Sapienza che non la trovo.